Oggi, a passante presente, parliamo della dinastia dei Severi, cioè quegli imperatori che ebbero in mano Roma fra la fine del secondo secolo e i primi decenni del terzo secolo dopo Cristo. Della dinastia dei Severi parliamo oggi col professor Umberto Roberto. Professore, entriamo subito in argomento. Prima dell'inizio della dinastia dei Severi, come c'è un anno fra i più caotici della storia romana. Che anno è? Beh, è un anno, il 193, in cui l'istituzione imperiale entra in grave crisi, entra in crisi il governo delle province e, come già era successo dopo la morte di Nerone, diventa evidente e chiaro che la decisione sulla successione imperiale è affidata alla forza militare e alla violenza. Però cinque imperatori in un anno mi sembra un record. Ma l'impero è molto vasto e quindi sono imperatori che, e questo è un altro aspetto importante, vengono anche da ambiti provinciali diversi, sono legati ai loro eserciti. E adesso entriamo. Alla fine del 192 d.C. i pretoriani uccidono Commodo, ultimo degli Antonini, e al suo posto acclamano Elvio Pertinace, un uomo saggio, sostenuto dal Senato, ma che sarà ucciso dopo soli 3 mesi. È il 193 d.C., l'anno dei 5 imperatori. Le compagini dell'esercito romano impegnate su diversi fronti acclamano, ognuna secondo i propri interessi, un imperatore diverso, poiché in questa epoca le province reclamano una partecipazione più attiva alla direzione dell'impero. Ma su tutti, ad avere la meglio, è Lucio Settimio Severo, il governatore della Pannonia. È un africano di famiglia equestre, nato a Leptis Magna, un emporio di origine fenicia dell'antica Tripolitania, nell'attuale Libia. L'imperatore africano sconfigge in battaglia i rivali, prende il potere e si allaccia con un'autoadozione retrospettiva alla dinastia degli Antonini. La politica di Settimio Severo di fatto trasforma il regime del principato augusteo in una monarchia militare. La forza dell'esercito, e non l'armonia con il Senato, è la nuova legittimazione dell'imperatore, dominus temibile e assoluto.